Ma secondo lei la famiglia è una cellula indistruttibile nel tempo? C'è bisogno della famiglia? Certo che c'è bisogno della famiglia, guai se non c'è la famiglia. C'è uno scopo, la famiglia è tutto, la famiglia ti dà la carica, la famiglia ti dà l'essenza di quello che sei, ti dà la certezza che c'è qualcuno che pensa a te, che ti ama, che ti aspetta, che si preoccupa di te. La famiglia è importantissima. Io credo che molti oggi forse non si rendono conto di quanto è importante la famiglia, ma io spero che la gente se ne renda conto e che possa vivere non sempre in famiglia, perché non si può stare sempre, ma di non dimenticare la famiglia, perché la famiglia è la base. La famiglia ti dà, ripeto, sicurezza, certezza, ed è importante. Io ci tengo molto alla famiglia. Noi lo chiediamo sempre ai nostri ospiti. Che cos'è l'amore per lei? L'amore è tutto. L'amore è tutto. Non ha via di mezzo. L'amore è tutto. Quando è amore. Attenzione, perché a volte si confonde l'amore. L'amore non sono le parole, l'amore è qualcosa che sono delle onde magnetiche che si intrecciano. L'amore è un qualcosa che se io sento che la persona che amo si sente male, mi sento male pure io. Cioè l'amore è qualcosa che ha una sensibilità maggiore. E quindi nell'amore si può creare, si può continuare a vivere, nell'amore si può risolvere qualsiasi problema, perché è l'amore che te lo fa fare. Ma secondo lei, Franco Franchi, è vero che poi alla fine col cuore si vince sempre? Si vince col cuore, si vince con la mente, bisogna unire le due cose. Con la forza mai? No, la forza no, perché la forza è violenza. E la violenza non fa parte, cioè non è, non è, c'è, esiste, perché non ci potrebbe essere, se non c'è la violenza non ci potrebbe essere il bene, diciamo, tutte le cose hanno causa ed effetto, però dico, quello che deve vincere su questo pianeta, su questa piccola astronave che vaga nello spazio, deve vincere l'amore. Perché solo così ci può essere una continuità. L'amore è tutto.